Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in primo piano, ma ancora l'emergenza maltempo con la Regione Abruzzo che sta raccogliendo i dati relativi a questa emergenza che va avanti dal 5 di gennaio per istruire il processo di riconoscimento dello stato di emergenza regionale. A beneficiarne, scrive una nota della Presidenza della Giunta regionale, saranno soprattutto i piccoli comuni più colpiti dalle avversità atmosferiche che non cessano di dare problemi. I problemi più grandi, probabilmente, oltre alla viabilità, sono quelli legati alla carenza idrica di queste ore. Tutto il personale dell'ACA è al lavoro per il ripristino dell'erogazione dell'acqua. Dopo i danni subiti dalle tubature e dai contatori a causa del gelo, andiamo ad ascoltare insieme il servizio di Paolo Renzetti. Ingegner Livello, qual è la situazione allora per quanto riguarda l'acqua in provincia di Pescara e anche nelle zone che voi gestite nel Teramano e nel Chietino? Sì, dopo la gelata del 7, diciamo sabato 7 e domenica 8, siamo intervenuti in forza sul territorio. Ci sono state queste gelate che hanno creato rotture di contatori, anche di tubazioni. E quindi si sono creati sovrapconsumi perché chiaramente il tempo di intervenire non è stato immediato perché c'è stata anche la difficoltà di poter accedere sulle vie stradali, parliamo di anche comuni montani dove ci stava 1 metro di neve. Quindi ci hanno dato un grosso aiuto anche i comuni con mezzi spallaneve, eccetera. E quindi questi sovrapconsumi hanno creato un abbassamento dei livelli idrici di tutti i serbatoi e stiamo cercando di compensare con chiusure programmate. Stiamo avvisando i comuni, facciamo gli avvisi anche sul sito, quindi la popolazione è un po' avvisata. Nel frattempo stiamo intervenendo in forza sul territorio per sostituire il più velocemente possibile tutti questi contatori rotti perché sono questi che stanno creando questi sovrapconsumi. Anche l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica ha creato problemi. Sì, diciamo che c'è stato un problema grosso su San Giovanni Teatino, il sollevamento di Dragonara che alimenta la parte alta di San Giovanni e Torrevecchia. E questo ci ha creato una disfunzione di elettrica Enel che per fortuna abbiamo installato un gruppo elettrogeno ausiliario con 24 ore di anticipo rispetto al ripristino dell'Enel siamo riusciti a far ripartire le pompe e quindi a limitare un po' i danni. La normalità la raggiungeremo secondo me dopo l'ulteriore eventuale gelata che si dovesse presentare, ma noi comunque siamo prontissimi per fronteggiare la cosa. Il problema grosso è la viabilità, se si creano problemi di viabilità, su quello non possiamo fare nulla. E il gelo di questi giorni sta provocando una vera emergenza idrica anche in provincia di Teramo. Si spaccano tubi e contatori, come abbiamo visto, e questo provoca perdite d'acque che generano la carenza nell'erogazione idrica. La Ruzzo Reti si mobilita con i propri tecnici e consiglia alla popolazione di controllare i rubinetti delle seconde case, di quelle non più abitate, dopo il terremoto. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Emergenza idrica nel Teramano a causa del gelo. A spaccarsi e a provocare grandi perdite d'acqua sono stati soprattutto i contatori e i tubi dei comuni verso la costa, dove la popolazione non era forse pronta a confrontarsi con il freddo polare di questi giorni. La conseguente perdita d'acqua ha portato ad uno svuotamento dei serbatoi, soprattutto nei paesi più in alto. E così la Ruzzo Reti corre ai ripari, richiama dipendenti e tecnici e progetta per le prossime ore turnazioni nella distribuzione d'acqua per permettere ai serbatoi di riempirsi nuovamente. C'è una riduzione delle portate delle sorgenti che è fisiologica in questo periodo ed in particolare con l'abbassamento delle temperature anche le sorgenti hanno subito una contrazione. Inoltre, è questo che ha generato il vero problema, ci sono stati tantissimi casi di contatori che sono stati, si sono gelati. Quindi sono scoppiati e praticamente ogni contatore diventa una perdita per la rete. Quindi in questo momento noi abbiamo dei consumi che superano quelli estivi, che non sono in realtà dei consumi, sono delle perdite, però stiamo parlando di migliaia di contatori e quindi noi siamo intervenuti già da sabato che stiamo procedendo a sostituire questi contatori, ma addirittura abbiamo delle situazioni in cui siamo dovuti tornare sullo stesso posto
per intervenire sulla rete. La popolazione cosa deve fare? Collaborare è fondamentale, con una duplice funzione. Prima cosa, cercare di contenere i consumi nei limiti del possibile, questo per aiutare la collettività. E poi personalmente anche controllare le seconde case e andare a vedere, perché molto spesso si lasciano i contatori aperti. Secondo le previsioni della Ruzzo Reti, Teramo Capoluogo non dovrebbe avere problemi nell'erogazione d'acqua nelle prossime ore, che comunque si annunciano difficili. Intanto restano chiusi gli uffici finanziari di Largo Madonna delle Grazie, completamente allagati in seguito alla rottura di uno scambiatore sul tetto. E disagi e ritardi di alcune ore ci sono anche all'aeroporto d'Abruzzo a causa della neve caduta nell'area metropolitana. Il volo Pescara-Linate è partito alle 9, non alle 7.30 come da programma. Quello per Bergamo, previsto alle 6.30, dovrebbe decollare fra pochi minuti alle 14.30, mentre il collegamento per Francoforte ha subito due ore di ritardo. L'atterraggio del volo Bergamo-Pescara, previsto alle 9.25, è slittato intorno alle 14, quello del volo Francoforte-Pescara, previsto alle 13.55, dovrebbe invece slittare alle ore 16. E a causa della neve è stato disposto il divieto temporaneo di transito per i mezzi pesanti lungo l'autostrada 14. Il codice rosso riguarda il tratto compreso tra i caselli di San Benedetto del Tronto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. L'ingresso ai caselli, che sono presidiati dalle forze dell'ordine, è consentito solo ai mezzi leggeri con gomme da neve oppure con catene a bordo. Nell'area Vestina continua a nevicare e continua l'emergenza. Andiamo a vedere nel dettaglio la situazione a Civitella Casanova. Attualmente la situazione sembra quasi normalizzata, a parte il pericolo ghiaccio che si riscontra principalmente nelle aree alte del paese e in qualche zona di Vestea. Proprio per questo, anche per martedì, abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche delle scuole sul territorio di Civitella e valuteremo anche per mercoledì. Il piano neve è attivo dalle primissime ore dell'emergenza e diciamo che siamo riusciti a tenere a bada l'emergenza, anche perché le nevicate non sono state molto abbondanti da noi e abbiamo avuto diversi mezzi sul territorio, nelle varie parti del paese, che ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la situazione. Dobbiamo ringraziare anche la collaborazione della Protezione Civile 9 di Villa Celiera e la PIVEC di Farindola, che hanno collaborato con noi, ci hanno permesso di prestare soccorso alle persone che avevano bisogno, a idealizzati. Da subito siamo stati operativi con i mezzi anche di privati cittadini che insomma ci hanno dato una mano e hanno coadiuvato gli operatori del comune. Diciamo che purtroppo usciamo fuori da questo ennesimo terremoto e quindi ora di nuovo questa abbondante nevicata. Ultimamente a Civitella non mancano le emergenze. E questo è il servizio di Vestina News, problemi che ci sono un po' in tutta la regione, anche nella provincia di Chieti, in particolare nel Vastese e nell'Alto Sangro, dove continuano a esserci gravi disagi sulla viabilità ordinaria e anche sulla autostrada nella zona di Vasto, con i tir che sono stati deviati. Andiamo avanti a parlare del maltempo sotto un altro profilo, quello dell'insabbiamento del porto di Pescara. Questa mattina si è tenuto un incontro fra direzione marittima e pescatori dopo l'ordinanza di ieri sera che ha bloccato l'entrata e l'uscita dei pescherecci dal porto canale di Pescara. A breve è previsto l'avvio dei lavori di dragaggio. Comandante Moretti, appena terminato questo incontro con la marineria pescarese, ieri sera avete messo questa ordinanza per il divieto di entrata e di uscita dal porto di Pescara. Qual è la situazione e il perché di questa ordinanza? Allora, chiaramente l'ordinanza trova la propria motivazione nella necessità imprescindibile di salvaguardare la vita umana. Evidentemente si corrono dei rischi a fronte di una situazione dei fondali incerta,
dovuta alla mareggiata che c'è stata. La mareggiata ha cambiato completamente il profilo dei fondali, quindi era necessario procedere a dei rilievi batimetrici per renderci conto esattamente di quale fosse la situazione. Stamattina siamo riusciti, approfittando anche di un momento in cui il mare lo consentiva, e abbiamo proceduto in maniera sempre speditiva, con dati non ufficiali ma abbastanza attendibili, e quindi in giornata adotteremo una nuova ordinanza con la quale consentiremo, riapriremo la possibilità di uscire soltanto alle unità che peschino meno di 2,10 m, che è la quota al momento che consente di uscire con ragionevole sicurezza. Fermo restando che non è che stiamo soltanto a guardare la situazione così com'è, ma insieme agli altri enti competenti, la Regione, il Provveditorato in particolare, stiamo lavorando perché abbiano inizio quanto prima i lavori di dragaggio che sono stati consegnati, dovrebbero essere consegnati in giornata, per poter superare anche questa situazione di difficoltà. Il comandante Moretti penso che sia stato molto esplicito quando dice che anche le piccole imbarcazioni sono in stato di pericolo durante le operazioni di uscita e rientro, perché con le onde, con il moto ondoso, si creano dei vuoti dove il fondale, dove magari sfiora 1,50 m, 1,60 m, potrebbe ridursi anche a meno di 1 m, e quindi questo non è una sicurezza anche per le piccole imbarcazioni. Altri aggiornamenti per quanto riguarda il trasporto pubblico: autobus in ritardo, servizi sospesi e disagi per gli utenti della TUA, l'azienda unica del trasporto regionale, a causa delle fitte nevicate di queste ore. L'azienda fa sapere che si registrano ritardi sulla linea Pietracamela-Teramo e problematiche legate alla viabilità per raggiungere i capolinea di Rocca Casale entro d'acqua, servizi al momento sospesi a Gissi per l'impraticabilità della strada provinciale di collegamento, problemi anche per raggiungere Abateggio a Pescara. Fa sapere sempre la TUA, la linea 4 è limitata alla Madonna dei Sette Dolori, da Ortona è momentaneamente sospeso il collegamento per Chieti passando per Tollo. A Chieti si sta verificando la difficoltà di transito sulla colonnetta. Sospesi i collegamenti per Villa Magna e quelli tra Chieti e Crecchio, invece è regolare la circolazione dei treni di Sangritana. Continuiamo in qualche modo a parlare del maltempo che in queste ore imperversa e che invece nelle prossime settimane potrebbe dare una boccata di ossigeno agli albergatori del Gran Sasso, che fino ad ora hanno avuto un avvio di stagione disastroso proprio per la mancanza della neve. E allora sentiamo il servizio di Giorgio Alessandri. Profondo rosso per gli albergatori di Fontecerreto del Gran Sasso. Perdite tra strutture ricettive e scuole sci che si attestano mediamente sul 60% rispetto allo scorso anno. Frutto dell'assenza di neve sicuramente, ma anche, secondo gli albergatori, della mancanza di una programmazione del comune, di una strategia di marketing territoriale, di annunci di apertura degli impianti in assenza dei collaudi prontamente smentiti e di assenza di cannoni per l'allevamento artificiale. Tutti elementi che hanno portato a disdette delle prenotazioni e a chiusure temporanee, come nel caso dell'hotel di Campo Imperatore, che rimarrà chiuso fino a venerdì per mancanza di turisti. E c'è poi chi, proprio in virtù di queste lacune della politica, chiede provvedimenti alla Comune in vista della primavera, quando bollette di rifiuti e acqua saranno comunque recapitate in quota. Domenica addirittura c'era l'articolo sul giornale che l'8 gli impianti, quindi è un problema questo, perché poi se si fanno dei falsi proclami e poi noi informiamo i nostri clienti, è aperto e poi non gli impianti sono chiusi, risolviamo ben poco. Qui si deve dare una stersata alla situazione, perché non possiamo continuare con queste dicerie, con queste false promesse. Io veramente vorrei fare un appello al sindaco, perché i mancati incassi di questo periodo purtroppo si verranno a breve, a primavera, quando cominceranno ad arrivare bollette, rifiuti e tante altre cose che sinceramente non sappiamo come fare a pagare. Allora chiediamo un sollecito al comune, che comunque si faccia promotore di qualche iniziativa che ci venga incontro.
Adesso cambiamo argomento. Giuseppe Linardi è il nuovo prefetto della città dell'Aquila. È stato prefetto di Grosseto nei drammatici giorni del naufragio della Costa Concordia. Il servizio di Daniela Rosone. Non conoscevo l'Aquila, ma me l'hanno descritta come una città magnificamente bella. Oggi la vedo ferita, ma con tanta voglia di fare e ricostruire. Vedo tanti cantieri. Si presenta così il nuovo prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi, che dal 2 gennaio ha assunto l'incarico. Un prefetto esperto in prevenzione antimafia dal momento che per 30 anni ha prestato servizio all'interno del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza. All'Aquila, dice, sono state 41 le interdittive antimafia. Non è poco. È il segnale che la criminalità organizzata ha provato ad entrare nella città. Allora, questo è il core business dell'attività della Prefettura dell'Aquila. Noi dobbiamo fare prevenzione antimafia, possiamo anche provare, proveremo ad estendere praticamente il sistema di prevenzione antimafia. C'è il sistema dei protocolli di legalità praticamente, che riguarda non soltanto che possiamo praticamente adottare, mia intenzione adottare, e che riguardano tutta quanta la provincia praticamente. Un buon sistema di protocolli di legalità con quelle che sono le stazioni appaltanti principali, a prescindere, prescindiamo anche dalle stazioni appaltanti che si stanno occupando della ricostruzione dell'Aquila, si è dimostrato a livello nazionale un sistema efficace in certi contesti per aggiungere un maggior sistema di prevenzione. Sullo sciame sismico che sta interessando l'Alta Valle dell'Aterno, il comune di Montereale e paesi limitrofi, il prefetto assicura massima attenzione e monitoraggio. Prefetto, dopo il terremoto di agosto ad Amatrice e altri, c'è questo sciame sismico che sta interessando in questo momento l'Alta Valle dell'Aterno, il comune di Montereale, quindi ovviamente di riflesso c'è anche l'Aquila di mezzo. Come state monitorando la situazione come prefettura? Beh, guardi, noi naturalmente da questo punto di vista siamo particolarmente attenti, perché ovviamente praticamente si tratta di fenomeni praticamente preoccupanti, tenuto conto anche di quello che è successo all'Aquila. Oltre questo praticamente chiaramente non le posso dire, noi abbiamo praticamente dei livelli di attenzione. Ecco, che diventano progressivamente più elevati man mano che arrivano segnalazioni, come dire, praticamente di allerta particolari. In questo momento praticamente io non ho ricevuto segnalazioni di allerta particolari, però certo. Insomma. E poi l'immigrazione, un tavolo tecnico subito la prossima settimana per parlare di questo tema. Si parlerà anche delle direttive del Ministero dell'Interno sull'apertura dei CIE in ogni regione. Non posso commentare, afferma, come prefetto dovrò seguire le direttive che mi saranno date. E poi lo stile e l'approccio che avrò con la città. Cercherò di essere presente, ha promesso, anche a tutte le attività cittadine dove io verrò invitato. E la prefettura sarà una casa, come facevo a Grosseto, aperta alle istituzioni ma non solo, anche ai cittadini. Il prefetto conosce bene anche Franco Gabrielli, attuale capo della polizia ed ex prefetto all'Aquila. Avevamo, racconta, i figli squadra insieme, lui allora era capo della Digos. La sua presenza fece individuare un allenatore che poi fu accusato di pedofilia. Lo ringrazio sempre per quell'episodio. Dell'Aquila non abbiamo parlato, dice, conclude, ma insieme abbiamo lavorato per gestire l'emergenza del naufragio della Costa Concordia. Il questore di Teramo, Enrico De Simone, ha presentato questa mattina 3 nuovi dirigenti che coordineranno le divisioni anticrimine, amministrativa e volanti. Vediamo. Squadra al completo alla questura di Teramo con l'arrivo di 3 nuovi dirigenti a capo di divisioni strategiche. All'anticrimine la pescarese Laura Pratesi, alla divisione amministrativa Giuseppe Rubino, napoletano con lunghi anni di servizio a Roma e Milano, e alle volanti Piero Darmi, abruzzese di Penne. 3 nuovi dirigenti alla questura di Teramo, insomma, squadra al completo. Assolutamente sì, squadra al completo, ma soprattutto una squadra più funzionale che deve rispondere alle esigenze continue della cittadinanza. Abbiamo anche completato un tassello fondamentale, che è quello della divisione anticrimine, che è un ufficio importantissimo perché è un ufficio preposto all'adozione di tutti i provvedimenti in materia di sicurezza e soprattutto di misure di prevenzione che vengono emesse da parte del questore. Prevenzione per la violenza contro le donne, cosa si può fare di efficace? Sicuramente ascolto attento, selezionato, e sollecitudine nel percepire quali sono i segnali importanti, tutte cose a cui siamo allenati ma che quotidianamente è bene, insomma, ricordarci. Il territorio teramano come le sembra?
E io sono, non sono nuova al territorio teramano, perché come nei miei due precedenti comandi, sia nella Polizia Stradale che nel Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, avevo molti servizi nella provincia teramana, soprattutto sulla costa. Certo, la costa teramana ha una vivacità estiva, insomma, che ci pone l'esigenza di rafforzare i servizi, e una vivacità che sicuramente coinvolge tutte le articolazioni della polizia, dalla questura alle specialità. Gloriano Lanciotti è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Teramo. Ieri pomeriggio l'elezione succede al compianto Gian Domenico Di Sante. Gloriano Lanciotti è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Teramo, il 34esimo per l'esattezza, eletto dal Consiglio Camerale alla prima votazione con larghissimo consenso. Guiderà l'ente teramano sino alla fusione con quello dell'Aquila. Un anno importante, ma che anno l'aspetta veramente? Ma credo un anno di un grande impegno, una grande responsabilità, perché comunque noi siamo partiti con un progetto di accorpamento tra le due Camere di Commercio Aquila-Teramo. Però è tutto da costruire. Noi dobbiamo costruire una grande ente con un grande brand, un grande nome, la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Una Camera unica in Italia, perché abbiamo solo noi il Gran Sasso, unica perché è la regione, il territorio più verde d'Europa e d'Italia, unico perché abbiamo grandi potenzialità, grandi eccellenze, il turismo e tutto quello che c'è da mettere in campo per far ripartire le nostre economie dei due territori. Tutti i consiglieri, insomma, uniti su di lei. Sì, io sono molto contento, sono onorato e sento molto la responsabilità di questo compito che mi hanno dato. Significa che in questi mesi, in questi anni abbiamo lavorato bene, abbiamo dato un contributo insieme al compianto cavaliere Gian Domenico Di Sante, che ho avuto l'onore di lavorare al suo fianco in questi ultimi mesi, soprattutto quando poi lui ha avuto quella terribile malattia. E ripeto, lo ringrazio anche per gli insegnamenti che ci ha dato e che mi ha dato, e quindi il consiglio si è affidato a me nel segno della continuità di un progetto che era partito già da molto tempo. Ed ora la pagina sportiva. Iniziamo dal calcio di Serie A e dal Pescara. Amichevole internazionale dopodomani per il Delfino. Alle 14.30 di giovedì al Poggio degli Ulivi infatti arriverà l'Ingolstadt, squadra della Bundesliga tedesca, peraltro interessata all'attaccante Ray Manai. Primo allenamento in gruppo questa mattina per Alberto Gilardino, che ieri in tarda mattinata era giunto in città. Nel pomeriggio è stato presentato ai tifosi, alla stampa. Ascoltiamo le sue prime impressioni. Ma sono arrivato oggi e sono riuscito a fare il primo allenamento. E ho trovato tanto freddo e tanta neve, quindi però mi aspettavo questo tipo di ambiente. E ho conosciuto i ragazzi, ho conosciuto il gruppo, ho rivisto Massimo, l'allenatore, che conosco molto bene. È stata subito una buonissima impressione anche per il gruppo e per il centro sportivo e tutto, quindi sono contento, sono molto motivato, se no non avrei fatto questa scelta, e molto convinto che possiamo fare un girone di ritorno alla grande, con convinzione, con umiltà e con lavoro giornaliero dobbiamo assolutamente fare punti. Anche se sei appena arrivato, la salvezza è possibile secondo te o è ancora troppo presto? Sì, c'è tutto un girone di ritorno. Noi, credo, come ho appena detto, bisogna pensare giorno dopo giorno e mettere un mattoncino alla volta ogni giorno per poter arrivare alla domenica e fare i punti necessari per arrivare là. E quindi pensiamo una domenica alla volta. Alberto, buonasera. Volevo chiedere se sei già pronto per Napoli. Io mi sono sempre allenato con la squadra Empoli e credo di 5 mesi e mezzo di aver saltato 2 allenamenti, quindi fisicamente sono integro e deciderà poi il mister assolutamente in base alla settimana che vedrà le condizioni, le mie condizioni. Ecco, però sto bene, sono motivato, voglia. Perché quest'estate no?
E domani alle 11 il CT della Nazionale Azzurra, Giampiero Ventura, farà visita al Pescara di Massimo Oddo, proprio al centro sportivo Poggio degli Ulivi, accompagnato dall'ex biancazzurro Salvatore Sullo, suo assistente tecnico, e dal segretario Mauro Vladovic. Scendiamo in Lega Pro, il Teramo sta per ufficializzare il ritorno dalla Latina di Stefano Amadio, il centrocampista arriva in prestito, vicini gli accordi con Antonelli della Pistoiese e Romero della Feralpi Salò. In partenza invece Tommaso D'Orazio, destinato a lasciare appunto il club biancorosso, il servizio di Jacopo Forcella. Sarà Stefano Amadio il primo colpo in entrata del Teramo nella sezione invernale di mercato. Per il centrocampista romano si tratta di un ritorno a stretto giro, visto che ad agosto lasciò il biancorosso per accasarsi a Latina del suo mentore Vincenzo Vivarini. Esperienza sfortunata quella in cadetteria, con Amadio che ha messo insieme solo 5 presenze per un totale di 172 minuti. Ora torna a Teramo con la formula del prestito. In settimana, domani o al più tardi dopodomani, sarà in città per mettersi a disposizione di Lamberto Zauli. Il suo innesto libererà Carrà dai compiti di playmaker, spostando il padovano a ridosso delle punte. A proposito di attaccanti, è sempre calda la pista che porta Nicolò Romero in uscita dalla Feralpi Salò. Dovrebbe essere lui il centravanti in grado di portare quel contributo sottoporta che finora è mancato. Sarebbe, a parere della dirigenza biancorossa, anche la spalla ideale per Marco Sansovini, aspettando che Jefferson sia al meglio. Sì, perché il brasiliano da partente sembra diventato invece uno di quelli da tenere in rosa, con una situazione che sembra assomigliare molto a quella che ha vissuto Nabil Caidi. Ad oggi invece sembra essere Croce la punta destinata a partire, visto che il rendimento finora, Coppa Italia a parte, non è stato dei migliori. Partirà anche Tommaso D'Orazio, l'esterno mancino di Bucchianico sarà un altro elemento che lascerà a Teramo, visto che il biancorosso non sembra proprio portargli fortuna. Anche la stagione passata emigrò a Pistoia a gennaio, stavolta potrebbe fare la stessa cosa, ma probabilmente con una destinazione differente. Da valutare la formula, prestito o in via definitiva attraverso la risoluzione del contratto. L'uscita di D'Orazio, considerando che Nicolò Antonelli della Pistoiese è in entrata, potrebbe rinsaldare la posizione di Simone Sales, anche se è dato ad oggi comunque in uscita. Luca Forte, finché il Pescara non gli avrà trovato una sistemazione, resterà agli ordini di Zauri, che potrebbe fare a meno molto presto di Danilo Bulevardi. Il centrocampista di Mazara del Vallo è da tempo nel mirino del Perugia e il Pescara, che ne detiene il cartellino, ha già dato l'assenso alla partenza. Rimarrà certamente Alessandro Di Paolo Antonio, mentre usciranno Demetrio Steffè e Davide Peterman. Ed ora il basket. La Globo Infoservice Campli cede nettamente 60-84 nel derby contro l'Amatori Pescara e non riesce a qualificarsi alle finali di Coppa Italia di categoria per il quintetto del coach Giorgio Salvemini, e l'ottava vittoria consecutiva. Andrea Costantini. Una serataccia per la Globo Infoservice Campli, un'altra giornata invece per l'Amatori Pescara per dimostrare di essere la compagine più in forma del girone. Il derby del Pala Borgognoni si chiude con un eloquente 60-84 che fa scendere il sipario sul sogno della squadra farnese di accedere alle finals di Coppa Italia. Vista la concomitante vittoria di Bisceglie e Monteroni, proprio Bisceglie con Montegranaro stacca dunque il pass. Di fronte a una buona cornice di pubblico, l'inizio di partita segna in maniera inequivocabile il destino del match. L'Amatori impatta con uno stato sferico 8 su 9 da 3 punti nel primo quarto, un dato che incenerisce le aspettative della Globo, sotto addirittura di 20 al decimo, 13-33. Un parziale solo in parte ricucito dalla squadra di Millina, che si è affidata alla classe di Simone Gatti per un 19-11 che contrae il vantaggio dell'Amatori a più 12, 32-44. L'ultimo sussulto farnese inizio terzo quarto fino al meno 8, 36-44. Poi i canestri di un Di Donato in versione monstre e di Capitanelli propiziano l'allungo definitivo della squadra di Giorgio Salvemini. 49-69 al trentesimo e puro garbage time nell'ultimo quarto fino al 60-84. Top scorer di serata Di Donato con 25 punti e 7 su 8 dal campo, seguito a ruota dai 22 di Pepe, 18 di Battaglia e 16 di Capitanelli. Per Campi ci sono i 16 punti di Gatti, doppia cifra anche per Bottioni, 11, e Serafini, 10. Per l'Amatori è l'ottava vittoria consecutiva e da domenica prossima il via al girone di ritorno con la squadra di Salvemini, che ripartirà dal derby del Palelettra con Giulianova. La Globo Infoservice Campli in trasferta a Isernia. Ed ora il ciclismo, andiamo a vedere la nuova squadra professional della Nippo Vini Fantini, che aspetta l'ufficialità per il via al Giro d'Italia. Valentino Sciotti, si riparte per una nuova stagione con grande entusiasmo e anche con grandi ambizioni, lo possiamo dire.
Sì, le attese sono tante e ora sta la strada a dimostrare che le attese verranno ripagate nel giusto modo. La squadra farà l'esordio tra un paio di settimane in Argentina e speriamo fin da lì di far vedere che è un anno giusto per noi. Parliamo di una squadra che non rappresenta l'Abruzzo, rappresenta l'Italia, una delle quattro formazioni professional del nostro ciclismo, una grande responsabilità, possiamo dire. Sì, purtroppo il ciclismo italiano si è impoverito, nel senso che non ha più Team World Tour, e per noi la responsabilità è ancora più grande. E ci presentiamo quest'anno con un team molto più forte del quello degli anni precedenti e indubbiamente ci aspettiamo almeno di poter fare molto bene nella tappa abruzzese del Giro, se lo faremo. Gli obiettivi però sono anche altri al di là del Giro d'Italia. Sì, noi l'anno scorso abbiamo corso in tutti i continenti e quindi si cerca sempre di far bene dappertutto. Poi non dimentichiamoci che il nostro team ha una forte influenza giapponese e quindi ci piacerebbe fare molto bene anche in quel paese. Valentino Sciotti cosa chiede alla sua squadra? Di dare spettacolo e di mantenere sempre un comportamento eticamente impeccabile. Per chiudere, Valentino Sciotti, se volesse fare un nome, dare un nome per il prossimo anno per la Nippo Fantini, su chi punterebbe? Guarda, io direi Grosu. Abbiamo Cunego che è una certezza, abbiamo Arredondo che in salita ha dimostrato di saper stare alla pari, se non meglio, dei più forti al mondo, ma Grosu è qualcuno che nessuno se l'aspetta, delle qualità incredibili, e deve soltanto crederci un pochettino più lui ed è l'atleta in grado di vincere parecchie gare. È tutto per questa edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.